Secondo episodio. Ragazzi, è passato qualche giorno dal primo episodio di Minecraft e dentro di me la voglia di tornare a giocare a Minecraft è tanta, però la mia incapacità mi rende meno spavaldo, incredibile, soprattutto nella costruzione, nel trovare soprattutto all'inizio materiali, trovare uno scopo al nostro personaggio incredibile che si trova in questo Minecraft God vs. Sus. E per il resto, ragazzi, lo scorso episodio è stato divertente, ho rimesso per la prima volta dopo anni i primi passi su questi cubotti meravigliosi in Minecraft. Abbiamo trovato a culo un villaggio di villager che sarà il nostro campo base per i prossimi mille episodi, incredibile, perché da qua ci muoveremo incredibile. Abbiamo fatto una casa ovviamente senza tetto, abbiamo poco cibo, abbiamo poco carbone, abbiamo poca roccia, però oggi andremo nella nostra prima miniera, incredibile, sperando di non morire, perché nello scorso episodio siamo morti già la prima volta, incredibile, questa cosa mi fa già ridere, siamo morti cascando da un blocco nell'acqua e sono morto affogato, quindi ragazzi GG. Detto questo recap del primo episodio, ragazzi, mi butterei in Minecraft. Guardate quanto è bello Godoverse, incredibile ragazzi, vai. Allora, sicuramente ho fatto bene a fare sta torre, ho fatto una cosa rispetto allo scorso episodio, ragazzi, cioè diminuire un pochino l'audio, perché effettivamente era parecchio alto l'altra volta, quindi spero di averci indovinato, altrimenti ragazzi lo rialzerò per il terzo episodio. Ragazzi, adesso mi butto incredibile, non siamo morti veramente per un frame, infatti adesso voglio levare questi due cubi, almeno sto tranquillo che se mi butto di nuovo, come dire, non becco la terra, sus. Questa pecorella la chiameremo Camilla e sarà nostra migliore amica, ragazzi. Intanto è intrappolata, non può scappare, quindi sarà nostra Camilla. Qui dovrei fare il tetto, amici, eh. Quindi oggi faremo un bel po' di cose, sus. La prima cosa, recuperiamo un po' di cibarie. Abbiamo 3 bistecche, sus, e 13 pezzettini di carne, sus, ragazzi. Sicuramente ci serve una marea di carbone e soprattutto ci servono delle armi, perché io l'altra volta sono morto da bravo fagiano e ho perso tutte le armi che mi ero fatto, incredibile. Questo posto è molto carino, ragazzi, però non è che mi messo molto bene come risorsa, cioè ad esempio per la legna devo andare fino laggiù, quindi mi farei una bella dormita. Facciamoci una dormita. Abbiamo cacciato un villager che stava abusando del nostro letto, sus. Buongiorno, ma questo è molto simpatico, questo villager, eh? Ma muovevano la testa pure così tanto tempo fa i villager? Come è sus questo villager? Guarda, mi viene a vedere la casetta, sus. Guardano, mi piace il verso dei villager, che personaggi mistici. Allora, io andrei a prendere assolutamente un po' di legna, ragazzi. E l'unica legna bella è laggiù, ragazzi. Mi tocca andare a fare una cosa alla volta. Innanzitutto prendiamo la legna, perché non mi va di rubarla a questi tizi. Qui ci abita Girolamo, che mi sembra un bravo ragazzone, quindi. Tanto potremmo pure prendere la sabbia per fare i vetri, sus, eh. Vi ho detto, ragazzi, che diventerò spavaldo in Minecraft, ma non è ancora il momento. Mi ero dimenticato, ragazzi, quanto fosse dannatamente rilassante Minecraft. Lì c'è un bel polletto, andiamoci a prendere il polletto. Che poi abbiamo ancora l'elmetto, almeno? Sì, l'elmetto in cuoio ce l'abbiamo ancora. Che strano sto albero. Forse sono io che non sono più abituato a giocare a Minecraft. Non mi ricordavo un tronco così sus. Ci sono 3 alberi intrecciati? Ok, figo. Va bene. Ho fatto bene a fare la torre, guardate, così almeno riconosco dov'è la mia casetta sus, ragazzi. Soprattutto all'inizio. Poi, ragazzi, immaginate quando andremo in esplorazione con il nostro cavallo sus. Quando riusciremo ad avere un cavallo, ovviamente. Ecco, qual è una cosa che non mi ricordo come si faceva la sella sus, eh? Però un po' di alberi ci sono qui, non è proprio terribile come posto. Qui c'è del carbone sus. Carbone, meno male. Ok, yeah. Questo ci serve proprio, ragazzi. Più che altro, ragazzi, se vogliamo andare a esplorare la grotta ci serve per forza questo. Devo fare un sacco di quelle meravigliose torcette sus. Abbiamo beccato un bel po' di carbone. Ammazza, 8 cubi di carbone? GG per me. Ragazzi, quanto carbone ho trovato? Tipo il 12° pezzo di carbone? Guardate quanto carbone! Ragazzi, che culo! Ma sarà il 20 pezzi di carbone ho trovato! Beh, ragazzi, è andato bene il carbone, eh? Allora, vediamo se riesco a fare una cosa. Voglio fare un'altra torre. Così mi ricordo che qui ci siamo stati. Ok, scendiamo con calma. Vabbè, non era il mio piano, però è andata bene. Ecco fatto, così ci ricordiamo che qui ci siamo stati. Probabilmente farò una marea di queste torrette, ragazzi. Le farò praticamente ovunque per ricordarmi i punti sus in cui sono stato. Però abbiamo preso un sacco di roccia, un sacco di carbone, ragazzi. Ora finalmente potremmo fare il tetto alla casetta e poi andremo nella grotta sus. Mi sa che mi prendo un po' di sabbia, che dite? Così almeno ci possiamo fare il vetro e mettiamo un po' di finestre in casa. Più che altro perché questi villager sono un po' sus. Voglio dormire io nel mio letto sus. Prima cosa, voglio fare il tetto alla nostra casetta sus. Uno scheletro! No, no! Ah, ok, lo volevo uccidere, è morto col sole. Ma pure gli scheletri morivano col sole. Ragazzi, un'aggressività con lo scheletro assurda. Ok. Sì, la vita ci si rimette mangiando il cibo cotto, vedi? Nell'altro episodio, ragazzi, proprio questa cosa l'avevo completamente rimossa.
Non so se è una buona idea questa cosa di lasciare le torcette su, però ci possiamo provare. Ragazzi, è una casa proprio così, tanto per dirò una casa, ragazzi, tranquilli. Ecco fatto. Ho preso pure una freccia. L'arco mi piacerebbe usarlo. Mi divertivo tantissimo usarlo in Minecraft l'arco. Mi piace come mi guardano mentre mi costruisco casa. Sono un pochino sus, perché da una parte io sono arrivato in maniera molto abusiva in questo villaggio di villager sus, quindi, come dire, giustamente loro dicono, ma chi sei? Vabbè dai, come casetta ci può stare. Questo non me lo ricordo. Cioè, posso farmi un fuoco da campo? Dentro casa? Cioè, posso metterlo ovunque? No, non credo che mi va a fuoco casa, no? Esperti di Minecraft, chiedo a voi, questo affare c'è sempre stato? Io non me lo ricordo mai nella vita sta cosa, ma proprio mai nella vita. Senti qualche casino che fanno sti villager, però non gli piace che sto facendo un po' di ristrutturazione in casa, eh? 1, 2, 3 e 4, molto bene, adesso me ne servono altri 4 qua. Mi sembra molto molto carino. Ci facciamo almeno 40 di torcette. Poi, allora, qui le robe in legno mi sa che le possiamo tenere qua, tanto non ci servono più. Ah, lì c'è un gattino, però non ho il pesce. Prendere gli animali domestici mi sa che potremmo anche aspettare. Però sicuramente adesso io mi farei una bella dormita. Guarda quanto è carina la casetta nostra. E partiamo per quella caverna sus dove l'altra volta siamo quasi morti, ragazzi. Assolutamente sì. Abbiamo un po' di armi, abbiamo la carne, mi sembra che abbiamo tutto. Allora, eccola, eh sì. Prendiamo un po' di terra, così facciamo un'entrata sus, che mi ricordo dove sta. C'è questo villager che vuole venire con noi? A tuo rischio e pericolo, fratello. Allora, andiamo un po' a vedere che ci sta qua dentro. Da quello che so hanno messo un sacco di roba nuova. Questo che materiale è, ad esempio? Possibile che è l'argilla? Ma prendiamone un pochino, poi in caso ci torniamo. Non c'è una via qui, possibile? Tutto sto culo e niente? Che delusione, ragazzi, mi aspettavo che fosse un po' più piena questa grottina sus. Vabbè, peccato. Qui è inutile, va bene. Allora, a questo punto dobbiamo andare da quell'altra parte. Dove sta? Eccola laggiù. Mi fanno ridere come mi osservano. Palesemente stanno facendo il tifo per me, ragazzi, eh. Voi non lo potete capire, il linguaggio dei villager, ma stanno facendo il tifo per me. A modo loro, però lo stanno facendo. Allora, qui c'è del ferro. Io lo voglio il ferro. Che culo. Credo sia ferro, no? Ma c'è un cubetto solo? Vabbè, meglio di niente, un cubettino di ferro. Allora, quello che roba è? Non è neanche la lapislazzuli. Questa è proprio una roba arancione e verde. Mai visto, ragazzi, sta roba. Guarda che strano è pure il disegnino. Comunque è assurdo, ragazzi. Il mood di Minecraft è incredibile. Mi stanno tornando in mente tutte le partite che ci facevo quando ero ragazzino. Ok, allora dobbiamo un attimo tornare in cima alla velocità della luce. Ma sentite pure voi questo rumore? Credo ci sia qualche nemico strano qua sotto, ma ragazzi io non ho idea di cosa sia. Ah, ma vuoi dire che quel venditore di cammelli? Sì, di cammelli, ragazzi, scusatemi, di lama? Eh sì, è lui. No, 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 via, via, via. Ecco chi sono, sono quelli cattivi. I villager cattivi, gli invasori sus. Via, via, via. Guarda lì! Ma poi quello c'ha uno stendardo in testa, ma scusami! Amici, mi date una mano? Ma guarda lì! Sono cattivissimi! Con le loro balestre sus! Aia! Aia, 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 aia! Ok, non peccano di intelligenza, quello è importante. Come non detto. Amici! Forza, forza, insieme li possiamo sconfiggere! Dai, Golem, aiutami! Golem, Golem, ti prego! Questi scappano. Guarda come scappano. Golem! Grandi golem! Eccoli! Guarda lì! Destro e sinistro! Sì! Violento! Una pozione. E piove pure. Che tempismo. Va bene. Figo! Rame... Ah, è rame grezzo si chiama. È stato fichissimo comunque. Che mi hanno droppato? Ambolla infausta. E stendardo infausto. Wow. Ragazzi, forti emozioni in questo episodio di Minecraft, eh? Non stavo vedendo se c'era il terzo, ma erano in tre o in due? Devo provare a uccidere lo scheletro? No! Ragazzi, ora mi urlerete che sono una persona un po' tonta. Ed è vero, ragazzi, io vi giuro, sono andato contro quello scheletro convinto delle mie capacità. Perché pensavo di avere la vita al massimo, cioè avevo due di vita. Ragazzi, ma ogni episodio è una morte, eh? Facciamo così, secondo episodio che crepo male, eh? Ma qui ci sono andato così convinto, ragazzi. E tutta la mia roba l'ho persa? No, non credo, eccola. L'ampolla, lo stendardo, tutte le armi. Sì, la carne ce l'abbiamo, mi sa che abbiamo tutto, ok. Un creeper! Via, via, creeper. Cosa, cosa, cosa? No,
zombie no, i baby zombie no, via 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 via. Ragazzi, c'è l'inferno. Via via via. Mazza, il baby zombie è fortissimo, mi ha tipo fatto 6000 hit con un colpo, assurdo. Via via via. Qui sta scoppiando l'inferno. Via via via, a casa, a casa, a casa. Via 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 via. Corri ragazzo laggiù. No, no, leva, te devi levare, fratello, te devi levare, devo dormire. Con rame in mano. Molto bene. Ragazzi, sei serio? Vabbè, non ho parole, ragazzi. Ma sei serio? Ma ragazzi, ma non ho parole. Io credo che la morte che avete appena visto, ragazzi, sia una delle morti più esilaranti di tutto Minecraft, ve lo dico. Mi è entrato il mini zombie dentro casa e mi ha sciottato col fuoco. Va bene. Ma io mi chiedo, questo stendardo che fa? Cioè, lo posso mettere così sopra il mio letto e mi cattura gli incubi o attira i nemici? Comunque abbiamo trovato un'ampolla in Fausta. Questa mi sa che me la tengo e la mettiamo da qualche parte sus. Mi chiedo io, con il rame, se io metto il rame qua, che ci faccio col rame? Vediamo un po'. Lingotto di rame. E con lingotto di rame io ci posso fare la porta, le frecce, i cubi di rame. Vabbè, però non è che ci faccio cose, come dire, armi. Non esistono le armi in rame. Ah, il granito, non è l'argilla, scusate. Un pezzo di ferro ce lo teniamo. Allora, qui c'è un'altra grotta, quindi tocca fare come prima. Ok ragazzi, andiamo un po' a vedere che ci sta qua sotto. Beh, questa sembra già una grotta un pochino più spicy, eh? Ecco fatto ragazzi, appena ho detto una grotta più spicy, ragazzi, sta per diluviare da me. Non l'avessi mai detto, ragazzi. Sta per venire giù un diluvio da me, mannaggia. Qui si va proprio in un posto brutto, ragazzi, però mannaggia. Ai ai ai, no, qui non ci possiamo andare per adesso. Ci sta la lava pure, quando c'è la lava, ragazzi, non promette mai bene. Vabbè, abbiamo fatto un po' di cosette in questo video incredibile. Abbiamo migliorato casa, abbiamo fatto la nostra prima invasione sus. Voglio provare a scavare dentro casa mia per fare un piano sotto. Così almeno posso creare un ambiente più grande dove tenere le robe, ragazzi. Perché casa nostra, diciamo, non è proprio una casa incredibile. Ok, adesso mi devo fare le scale. Eccole le scalette. 6 di queste ci dovrebbero bastare. Poi ci mettiamo la scala qua. Facciamo così. Dai! Fantastico. Ci manca solo che il villager cade, eh? Vabbè, mannaggia i villager sus. Ok. Questa è una cosa che facevo sempre quando giocavo a Minecraft. Facevo sempre la stanzona segreta sotto casa. Il colmo sarebbe che ci sta una porta segreta da qualche parte che mi conduce a quella mega grotta, però non credo. Per andare lì ci serviranno un bel po' di scale, quindi dovrò farmare probabilmente un po' di legno, che non so se mi conviene farmarlo off camera. Ok ragazzi, scusate, ma che sta succedendo qui sopra? Buonanotte, signorino. Sinceramente ragazzi, me lo dovete dire come si fanno a tenere lontani da casa i villager, eh? Abbiamo fatto una casetta che è molto più carina di quella che avevamo nello scorso episodio, perché non era una casa. Siamo morti due volte, in maniera anche abbastanza simpatica. Abbiamo esplorato due grotte sus. Nel prossimo episodio completeremo la stanza lì sotto. E poi, appena farmerò un po' di legno, scenderemo in quella grotta gigante dove c'è la lava. E lì forse troveremo cose veramente spicy, ragazzi. Quanto ci vuole a morire al ragno? Ok, perfetto. Dai, non lasciamo di tregua. Niente, ragazzi, mi sa che mi ammazza. No, ok. Abbiamo mezzo cuore, va bene. Ihh, c'è un altro ragno susso. Via, 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 via. Via, via. Chiudi, chiudi, chiudi. Amico, ti devi alzare. Ora non puoi riposare, sono mostri nelle vicinanze. Ok, via. Dai, ragazzi. Ti prego, droppami la tua roba, amico. Dai. Dai. Mi sa che ci possiamo fare l'arco, eh? Non è morto. È un toro. Non è morto, ragazzi. Ok. No, mi farai del male. Ok, perfetto. Se riusciamo a fare canna da pesca e arco, ragazzi, siamo veramente troppo forti. Me lo sono sognato che c'era un villager allora, ragazzi. Una testa di villager qui. O forse era quello che era intrappolato qua e è uscito da solo. Sus. Ah no, invece no, eccolo, lo vedi? Amico, forza. Su, forza, esci. Quindi non me l'ho sognato che c'era un villager, sus. Che si era intrappolato male. Ecco, fammi chiudere un po' perché altrimenti, diciamo, non siete il massimo della furbizia, amici. Ma quelli sono marito e moglie? Va bene? Sei contento? Ah.
prego che ti ho aiutato. Non riusciamo a farle tutte. Io però, ragazzi, sono indeciso se farmi l'arco o la canna da pesca, ragazzi. Vogliamo fare la canna da pesca? Che è una cosa che non uso veramente poco. L'arco lo facciamo nei prossimi episodi. Tanto troveremo un altro ragnetto da uccidere. Voglio fare la canna da pesca, ragazzi. Così la proviamo nel prossimo episodio. Una canna da pesca. Dai. Prossimo episodio proviamo pure la canna da pesca. Io direi che da questa puntata di Minecraft può finire qua. Abbiamo fatto un sacco di cose incredibili. Prossimo episodio ne faremo altre incredibili. Ragazzi, che cosa c'è con voi? E ci vediamo al prossimo episodio di Minecraft. Incredibile!